In questo esercizio un atomo di elio 4, ionizzato negativamente una volta, viene lanciato con una certa velocità da scoprire all'interno di un condensatore piano attraverso un piccolo forellino che si trova qua nell'armatura di sinistra, che è collegata ad un alimentatore di alta tensione a 5000 volt, mentre l'armatura di destra B si trova a terra, quindi il suo potenziale VB è 0. Mentre il potenziale VA dell'armatura sinistra è a 5000 volt e perciò riceve una quantità di carica elettrica positiva più Q. Per induzione elettrostatica sull'altra armatura salgono dal terreno gli elettroni che vanno a depositarsi sulla lastra B, che quindi si carica di segno negativo della stessa quantità di carica, uguale opposta ad A. Bisogna scoprire la velocità con cui è stato lanciato questo ione, sapendo che si ferma a un millimetro di distanza dalla lastra B, cioè nel punto C. Sappiamo anche che la distanza fra le due lastre è di 10 mm. La differenza di potenziale in modulo fra le due lastre è 5 kV, VA-VB. Se non si usasse il modulo, questa differenza di potenziale verrebbe negativa, perché sarebbe il potenziale di B meno il potenziale di A, quindi verrebbe 0 meno 5000 volt. Qui vediamo l'andamento del potenziale all'interno del condensatore, che diminuisce linearmente da 5000 volt fino a 0. Sappiamo anche che dove c'è un potenziale che diminuisce, nasce un campo elettrico rivolto nel verso in cui diminuisce questo potenziale, cioè rivolto verso destra, che va dall'armatura positiva a quella negativa, ed è disegnato qua da queste linee di campo verdi. Del resto sappiamo che il campo elettrico va sempre dall'armatura positiva a quella negativa, e non solo nel caso del condensatore, ma anche per esempio nel caso del dipolo elettrico. Se io ho una carica puntiforme positiva e una negativa, le linee sono curve, le linee del campo elettrico, ma vanno comunque dal più al meno. Sappiamo anche che il campo elettrico all'interno del condensatore è uniforme, cioè è uguale in ogni punto, e è dato dal rapporto tra la caduta di tensione, 5000 volt, e lo spazio, cioè 10 mm, nel quale quella caduta di tensione ha luogo. Cioè il potenziale cade di 5000 volt in 10 mm di spazio, cioè cade 500 volt per ogni millimetro. Questa formula ci dice anche che il campo elettrico è tanto più intenso quanto più questa caduta di potenziale o di tensione è ripida, cioè quanto più voltaggio cade in un breve spazio. Qui è piuttosto ripida questa caduta di tensione, perché soltanto in un millimetro cade 500 volt di potenziale. E infatti questo campo elettrico è intenso perché questo valore, espresso in volt al metro, fa 500.000, cioè 5 per 10 alla quinta volt al metro, che possiamo anche scrivere 5 per 10 alla quinta newton su coulomb. Quindi un campo elettrico molto intenso. Attenzione a non commettere il classico errore degli studenti, che il campo elettrico lo scrivono con la formula KQ su R alla seconda. Questa formula è sbagliata nel caso di un condensatore, sarebbe corretta per calcolare il campo elettrico in prossimità, cioè nella regione intorno a una carica puntiforme o sferica Q, e R è la distanza dal centro della sfera. Tornando al potenziale che diminuisce di 100 volt, 500 volt ogni millimetro, possiamo calcolare il potenziale nel punto C, che ci servirà dopo, perché qui si ferma il nostro atomo. Per calcolare il potenziale VC basta partire da VA e ogni millimetro togliere 500 volt. Siccome sono 9 mm da A a C, dobbiamo togliere 4500 volt, quindi qua rimangono 500 volt soli. Oppure potevamo partire da destra, quindi da B, trovandosi il punto C un millimetro prima. Ogni millimetro sappiamo che il potenziale cambia di 500 volt, quindi se qui è 0 volt, un millimetro prima è 500 volt. Finora abbiamo studiato le proprietà del condensatore. Ora andiamo a studiare le proprietà della particella, che è un atomo di elio 4 ionizzato negativamente una volta. L'elio 4 si chiama così perché è formato da 4 nucleoni, cioè 4 tra protoni e neutroni. Sappiamo anche che l'elio ha sempre due protoni, Z uguale 2, Z è il numero atomico, A è il numero di massa. Quindi la massa è di 4 nucleoni tra protoni e neutroni, di cui due protoni, gli altri due sono neutroni. Quindi il nucleo è formato da due protoni e due neutroni. Nell'atomo di elio neutro, gli elettroni che orbitano intorno al nucleo sono due, così da annullare
le cariche dei due protoni, ma questo elio è ionizzato una volta negativamente, vuol dire che ha un elettrone in più, ha tre elettroni. Quindi la sua carica netta è quella di un elettrone in più, quindi meno E, essendo E la carica del protone. La sua massa invece è 4 unità di massa atomiche, essendo l'unità di massa atomica la massa di un nucleone, indifferentemente protone o neutrone, e vale 1,66 per 10 alla meno 27 kg, l'unità di massa atomica da moltiplicare per 4, e questa quindi è la massa dell'atomo di elio. Poi il numero degli elettroni non è importante nel calcolo della massa, perché tanto gli elettroni sono circa 2000 volte più leggeri dei nucleoni e quindi sono sempre trascurabili nel calcolo della massa dell'atomo. Quindi per calcolare la massa dell'atomo basta calcolare la massa del nucleo, cioè basta contare i nucleoni. In questo caso 4 nucleoni, 4 unità di massa atomiche. Ora vediamo quello che succede a questo ione negativo di elio quando viene lanciato verso il condensatore. Innanzitutto, nella parte esterna al condensatore non subisce nessuna forza elettrica, perché sappiamo che il condensatore in pratica genera un campo elettrico soltanto al suo interno, all'esterno il campo elettrico non c'è. Quindi il nostro ione elio procede a velocità costante, in modo rettilineo uniforme, finché non arriva in A attraverso il forellino. Quando poi entra nel condensatore, interagisce con il campo elettrico e subisce la forza elettrica, che come sappiamo nasce dall'interazione della carica con il campo. La carica del nostro atomo è meno E, quindi la forza elettrica è rivolta, per colpa di questo segno meno, dalla parte opposta rispetto al campo elettrico, cioè è rivolta a sinistra. Questo del resto è logico, perché l'atomo di elio caricato negativamente, essendo una carica negativa, viene contemporaneamente attratto all'indietro dalla lastra positiva e respinto dalla lastra negativa. Quindi subisce in pratica una doppia forza a sinistra. E queste due forze sommate insieme ci danno la forza elettrica, questa qua, che possiamo esprimere in modulo anziché in forma vettoriale togliendo il segno meno. Quindi la forza elettrica in modulo è E per E, e qui la possiamo calcolare ricordando che il campo elettrico è di 500 volt ogni millimetro. Qui esprimiamo un millimetro come un millesimo di metro, sostituiamo il valore della carica dell'elettrone in modulo e otteniamo una forza elettrica che sembra debole, e sicuramente lo è a livello macroscopico, però su un elettrone oppure su un atomo non è sicuramente una forza debole, perché l'atomo è una particella sempre molto leggera, non è certo una particella macroscopica. Quindi una forza apparentemente così debole in realtà ha un effetto importante su quest'atomo. L'effetto importante consiste in una grossa decelerazione. Infatti, per la legge di Newton, noi sappiamo che la forza totale produce su un oggetto, in questo caso sul nostro atomo, una accelerazione, in questo caso una decelerazione. Togliamo le frecce e passiamo dalla relazione vettoriale alla relazione numerica, quindi i moduli dei vettori. Vediamo anche che la forza totale in pratica coincide soltanto con la forza elettrica. Questo perché la forza peso è sempre trascurabile quando si parla di atomi o di particelle atomiche o subatomiche. Infatti, se andiamo a calcolarla, la forza peso, massa che abbiamo calcolato prima per G, otteniamo questo valore per 10 alla meno 26 newton, e se confrontiamo la forza peso con la forza elettrica vediamo che tra le due ci sono 12 ordini di grandezza, cioè la forza elettrica è 12 ordini di grandezza più grande della forza peso. La forza peso è trascurabile, essendo in pratica un millesimo di miliardesimo rispetto alla forza elettrica. Quindi la forza peso è trascurabile e la forza totale che agisce sull'atomo è soltanto la forza elettrica, che produce come conseguenza della sua azione una decelerazione dell'atomo. Decelerazione che io qua non ho calcolato, ma si può facilmente calcolare isolando A. E per calcolarla basta prendere la forza elettrica e dividerla per la massa dell'atomo, e il risultato di questa decelerazione, che qui non ho scritto, sarebbe 1,2 per 10 alla 13 metri al secondo quadrato. Quindi si tratta di una decelerazione enorme, 10 alla 13 metri al secondo quadrato, cosa che non stupisce perché
Questa forza che sembra così debole, in realtà applicata a una particella così leggera come un atomo di elio, produce una grande decelerazione. Tutto questo non era richiesto dal problema, possiamo anche fare un altro piccolo approfondimento, e cioè chiederci se questa decelerazione è uniforme oppure no. Torniamo alla legge di Newton, la decelerazione è costante se lo è la forza. La forza è costante perché la particella si trova ad attraversare il condensatore dove il campo elettrico è uniforme, quindi va ad avvertire, la particella avverte sempre lo stesso campo elettrico. Perciò la forza elettrica, che è la carica dell'elettrone, dell'atomo, per il campo elettrico, siccome questo campo elettrico non cambia, ma è uniforme, allora lo è anche la forza. Allora una forza costante come effetto produce un'accelerazione, in questo caso una decelerazione costante. Perciò possiamo dire che il moto del nostro atomo è un moto rettilineo uniformemente decelerato. Uniformemente. Attenzione che se invece il nostro atomo si avvicinasse ad una sfera carica negativamente, anziché viaggiare all'interno di un condensatore, allora il moto sarebbe sicuramente decelerato, ma non uniformemente, perché man mano che si avvicina l'atomo alla sfera, attraversa regioni di spazio dove il campo elettrico cambia di intensità e diventa anzi più intenso, perché man mano che la particella si avvicina alla sfera, il campo elettrico della sfera diventa più forte. Quindi quello sarebbe un moto non uniformemente, ma più che uniformemente decelerato, cioè la decelerazione aumenterebbe nel tempo. Torniamo alla domanda del problema, che era la velocità d'ingresso dell'atomo affinché si fermi in C. Potremmo risolvere questo problema con le formule del moto rettilineo uniformemente decelerato, ma è più facile con le formule della conservazione dell'energia meccanica. Infatti l'energia meccanica si conserva quando non c'è l'attrito. Se ci fosse l'attrito, una parte di energia meccanica andrebbe dissipata in calore, cioè energia termica. Qua dentro il condensatore c'è il vuoto, quindi non c'è attrito, che ostacola il moto dell'atomo. E questo vuol dire che durante il suo moto da A a C, l'atomo mantiene costante la sua energia meccanica, che è la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale elettrostatica. Andiamo quindi a studiare l'energia potenziale elettrostatica, che sappiamo è data dalla formula QV, che rappresenta l'interazione della particella con il potenziale che attraversa durante il suo moto. Il potenziale diminuisce quando la particella si sposta verso destra, va ad attraversare zone dove il potenziale è sempre più basso. Ricordiamo che questo potenziale diminuisce di 100 volte ogni millimetro che la particella si sposta a destra. Quindi il nostro atomo interagisce con questo potenziale che diminuisce nello spazio e acquista energia potenziale elettrostatica. Siccome ha una carica negativa, il nostro atomo, l'energia potenziale elettrostatica vale meno EV. E per colpa di questo segno meno ha l'andamento rovesciato rispetto al potenziale, cioè l'energia potenziale della particella va verso l'alto mentre il potenziale invece diminuisce. Questo vuol dire che mentre la particella si sposta verso destra, la sua energia potenziale aumenta, come se la particella risalisse su per un piano inclinato. Andiamo per esempio a calcolare il valore dell'energia potenziale elettrostatica del nostro atomo nel punto A. Basta moltiplicare meno E per il potenziale che la particella avverte in A, quindi meno E per 5000 volt. Abbiamo così meno 5000 elettron volt, meno 5 keV. Facciamo la stessa cosa nel punto C. Qui ho sbagliato a scrivere B, qui è C. Ho corretto l'errore, quindi andiamo a calcolare l'energia potenziale elettrostatica del nostro atomo nel punto C. Come prima, meno EVC. Ricordiamo che nel punto C il potenziale è mezzo kilovolt. Quindi il risultato del calcolo è meno 0,50 kV per E, meno 0,50 kV. Vediamo quindi che l'energia potenziale elettrostatica del nostro atomo è aumentata da meno 5 keV, che è questo valore in basso, a meno 0,5 keV, che è questo valore.
La particella, in altre parole, ha aumentato la sua energia potenziale elettrostatica da un valore più negativo a un valore meno negativo. Siccome però l'energia meccanica si conserva, questo aumento di energia potenziale è avvenuto a scapito dell'energia cinetica. E infatti la particella, come se salisse lungo un piano inclinato, diminuisce la sua velocità, cioè rallenta e diminuisce l'energia cinetica, perché la trasforma progressivamente in energia potenziale. Lo vediamo riportato qui. All'inizio la particella ha energia cinetica in A, alla fine nel punto C non ha più energia cinetica perché è quasi ferma. Dove è andata l'energia cinetica che ha perso tra A e C? Si è convertita in energia potenziale elettrostatica, che è salita dal valore meno 5 keV al valore meno 0,5 keV. L'energia meccanica si conserva perché non c'è l'attrito, quindi l'energia meccanica in A è uguale all'energia meccanica in C. Chi è l'energia meccanica? È la somma dell'energia cinetica e potenziale in A è uguale alla somma dell'energia cinetica e potenziale in C, ma l'energia cinetica in C non c'è perché si ferma la particella. La nostra incognita è l'energia cinetica in A. Infatti la domanda era con quale velocità veniva lanciata questa particella, questo atomo. Quindi dobbiamo trovare l'energia cinetica, poi troveremo la velocità. Quindi isoliamo l'incognita, energia cinetica all'inizio, uguale UC meno UA. Poi possiamo direttamente sostituire i valori UC meno 0,50 keV, UA meno 5 keV, oppure qua ho svolto di nuovo tutti i calcoli, quindi UC è QVC, UA QVA. Ho messo in evidenza Q è meno E. Poi ho cambiato i segni, questo è diventato più E e qui ho scambiato VC meno VA è diventato VA meno VC, che sarebbero il potenziale in A 5.000 volt meno il potenziale in C 500 volt. Dunque il risultato finale è E per 4,5 kV, cioè sono 4,5 kilo elettron volt, o più semplicemente 4.500 elettron volt. Questa è l'energia cinetica in A da cui noi adesso dobbiamo trovare la velocità. Però bisogna chiedersi se possiamo usare la formula 1 mezzo mv alla seconda, che è la formula dell'energia cinetica non relativistica. Per poter usare questa formula dobbiamo essere sicuri che la nostra particella vada piano, cioè a una velocità molto minore rispetto a quella della luce nel vuoto. Ma noi questa velocità non la sappiamo, però possiamo confrontare l'energia cinetica della particella con la sua energia di riposo, mc alla seconda. La calcoliamo, massa della particella per la velocità della luce nel vuoto al quadrato, e otteniamo 6 per 10 alla meno 10 joule. Dobbiamo confrontare l'energia cinetica, 4,5 keV, con l'energia di riposo e vedere se è molto minore. Se lo è, possiamo usare la formula classica dell'energia cinetica, classica cioè non relativistica, perché vuol dire che la nostra particella va piano, il nostro atomo non è relativistico. Prima di fare il confronto, però, dobbiamo trasformare l'unità di misura, o portiamo gli elettron volt in joule o viceversa. È più facile portare gli elettron volt in joule. Infatti 4,5 kg 10 alla terza, basta al posto della E mettere la carica dell'elettrone 1,60 per 10 alla meno 19 coulomb e ricopiare volte. Coulomb per volte fa joule. Il risultato è 7,2 per 10 alla meno 16 joule, che è molto minore di 6 per 10 alla meno 10 joule. Ci sono 6 ordini di grandezza, quindi l'energia cinetica del nostro atomo è circa 1 milione di volte più piccola della sua energia di riposo. Quindi la particella è non relativistica e quindi siamo autorizzati a utilizzare la formula non relativistica, che è una formula approssimativa, però per particelle che vanno piano rispetto alla velocità della luce ci dà risultati praticamente identici alla formula corretta relativistica. Con la formula inversa troviamo la velocità della nostra particella, 2 energia cinetica diviso m tutto sotto radice. Andiamo a sostituire i valori. Attenzione che l'energia cinetica non possiamo sostituirla in elettron volt, ma la dobbiamo sostituire in joule, e il risultato è 4,7 per 10 alla quinta metri al secondo. Tra l'altro si conferma una velocità non relativistica, perché se andiamo a fare il rapporto tra questa velocità
della nostra particella divisa la velocità della luce nel vuoto, otteniamo un rapporto che è circa lo 0,2%, cioè il 2 per 1000. Quindi abbiamo trovato che la velocità con cui dobbiamo lanciare questo atomo di elio ionizzato negativamente affinché si fermi a un millimetro dalla lastra negativa, questa velocità è 4,7 per 10 alla quinta metri al secondo, quindi è una velocità non relativistica.